Buonasera a tutti, ben ritrovati con Podismo e Atletica. Ovviamente questa sera parleremo di un evento importante, oramai consolidato negli anni, la 48esima edizione della Scalata del Castello. Insieme a me ci sarà Fabio Fiaschi, che ovviamente ci ha aiutato anche durante la manifestazione, e poi Moreno Sinatti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ecco, qui intanto Fabio, una domanda molto banale, molto semplice. Siamo ripartiti, questa era la cosa forse fondamentale e importante per tutto il comparto podistico e atletico. Concordo con te, concordo con chi ci sta ascoltando, e credo che sia anche bello, anche dalle immagini che stiamo vedendo. Io avevo alcuni amici che sono venuti anche da fuori della Toscana e sono venuti molto volentieri, perché anche Arezzo, come vediamo dalle immagini, è una bellissima città anche da visitare, magari anche per ritornarci, qualche museo, qualche mostra, e poi insomma la bellezza lo dicono le immagini stesse. Ecco Moreno, questa formula di fare la gara a quasi fine agosto ovviamente è stata un pochino forzata, però probabilmente è stata anche molto efficace. Ma quest'anno siamo stati quasi costretti a farla in questa data qui, però abbiamo visto che non è venuta male, non è mancato nessuno, perché noi volevamo 200 atleti e ne sono venuti di più, perché il circuito, per quello che è, se fossero di più lo sopporta male. Comunque ecco, molta gente in ferie, sicuramente non è che è mancato il pubblico, dato che la situazione è questa, il pubblico ce n'era anche troppo. Però ecco, a noi ci piace farlo quando c'è tantissima gente. Si è visto che nell'ultima gara, quella degli assoluti, c'era tantissima gente. Ecco Fabio, ovviamente l'organizzazione è sempre più complicata, sempre più complessa con le ultime disposizioni di legge, eccetera. Poi l'incertezza di sapere se uno doveva indossare la mascherina, se non la deve indossare. Quindi ci sono state queste impasse, tutte problematiche che non sapevamo neanche noi quasi come fare, però siamo riusciti, diciamo, a tamponare, a bloccare, a superare anche queste problematiche qui. E direi, qui infatti è la dimostrazione. Qui siamo in via Roma, la partenza della gara a livello amatoriale, 10 km per le vie d'Arezzo, se non ricordo male, 3 giri, bellissimo da vedere, uno scenario, ripeto, tanti ragazzi che erano venute anche da fuori regione per essere presenti a questa manifestazione. Ecco, chiaramente qui abbiamo visto un'immagine col drone che i nostri operatori sono riusciti a realizzare in questa circostanza. Ovviamente ancora era giorno, nelle gare successive era pressoché impossibile realizzarle, Moreno. Però ecco, il solito palcoscenico che comunque affascina sempre molti appassionati del podismo. No, io pensavo finalmente, come ho detto prima, molta gente in ferie, pensavo che ce ne fosse di meno a guardare, perché finalmente anche l'otto è l'ora di cena, non è che c'è, insomma, molti stanno a casa, però ecco, c'era tantissima gente e mi sembrava che erano anche abbastanza interessati, perché conoscevo molte persone che dicevano bravi, ce l'avete fatta a rifare una gara discreta. Finalmente questa è una gara che tutto sommato vale la pena organizzarla. Ecco Fabio, ovviamente il percorso è un percorso quasi praticamente pianeggiante, quindi per molti era anche un test per poter ripartire, per poter rendersi conto anche che livello di preparazione c'è, perché non sembra, ma questa pandemia ha un pochino bloccato anche molti appassionati, soprattutto nell'aspetto agonistico, perché poi correre bene o male hanno corso un pochino tutti, però nell'aspetto competitivo agonistico non sapevano le proprie potenzialità, le proprie capacità, fatta salve gli addetti della pista, che in quel caso lì abbiamo avuto la fortuna delle Olimpiadi, che ci hanno dimostrato che la pista forse ha lavorato meglio di altri settori. Io penso che in questo periodo una 10 km come questa in qualche modo si fa, poi magari si salta se non siamo allenati, ma in questo momento chi è meno allenato sono i maratoneti, per tutta una serie di motivi, è un anno e mezzo, chi è fermo, chi non ha mai gareggiato, e quindi sarò curioso di vedere quello che succederà in autunno, a partire dal prossimo 19 di settembre, che si riparte alla grande con la Maratona di Roma, speriamo non ci siano intoppi all'ultimo momento, e da lì si capirà veramente i tanti amatori che vediamo qui in azione, se durante il lockdown
hanno corso o si sono abbastanza, diciamo così, riposati. Io penso sia più la seconda. Io ti posso dire, sono un amatore di quelli lì, io si può dire ho tutti i giorni ho corso, però i ritmi sono stati altri ritmi. Io andavo a correre molte volte, dicevo vado ad allenarmi adesso, perché non c'era, non c'era un obiettivo, non c'era qualcosa, diciamo così, da preparare. Guardate, nel mio piccolo sto seriamente pensando di iscrivermi a una maratona fra novembre e dicembre, forse anche fuori dall'Italia se sarà possibile, anche solo per avere uno stimolo e dire andiamo a fare un'ora e mezzo, perché altrimenti non ti va. È vero, è vero. Ecco, sicuramente questa, come dicevi prima te Fabio, diciamo la scalata al castello ha permesso un po' di ripartire e di avere le sensazioni della parte agonistica, perché poi bene o male anche in Toscana delle gare sì ce ne sono state, ma sono molto frastagliate, sparute, organizzate, insomma, un po' così, chi con sistema, chi con altro, mentre voi qua Arezzo con la chi vostra, abusivamente questo non lo so, non sono in grado di sapere. Sicuramente ci sono stati i trail che forse sono gli unici che hanno potuto... Si vanno in mezzo ai boschi. Esatto, quindi anche i ritmi lì ovviamente non ce ne sono, perché sappiamo benissimo che il trail è una cosa un pochino particolare. Gli addetti diciamo ai ritmi diciamo un pochino più competitivi, diciamo che lì ce ne sono un po' di meno, anche perché sono più nascosti, quindi ognuno fa il proprio passo, eccetera. Qui purtroppo devi dimostrare anche le tue caratteristiche, le tue capacità, le tue potenzialità da un punto di vista tecnico, e quindi è chiaro che diventa un pochino più quasi più riluttante da parte di molti soggetti a partecipare. Qui intanto vediamo un bel giovane che fa parte del team del Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone, ragazzo cadetto o allievo, mi ricordo bene. Questo è un gruppo, lui sta investendo su un gruppo di ragazzi siciliani come poi lui. Sì, sì. E qui vediamo che veramente alla fine andava forte. I cadetti sono arrivati prima degli allievi. Sono forti, hanno tutte le fiamme gialle, poi atleti che gareggiano anche di Palermo, sono addirittura di una società di Palermo. E questi, ecco, qui vediamo proprio i due atleti che stanno giungendo a trovare. Addirittura un allievo invece ha voluto fare i tre giri, quindi dimostrando. Mentre qui, ecco, Manfredini, atleta molto variegato, perché lui viene dal ciclismo, dice che è molto forte anche nel ciclismo e è riuscito diciamo a fare un risultato importante, perché poi tutto sommato dietro c'erano anche degli atleti di un certo livello: Cappellacci, Falomi, Martinelli, Mori, Mugellini, insomma, quindi tutti atleti che bene o male queste gare qui le fanno costantemente. Ecco, qui vediamo Mori, che anche lui ha avuto chiaramente dei problemi. Questo è l'allievo che invece ha voluto continuare a fare la gara per tutti i tre giri, quindi per i 10 km. Diciamo che questo percorso è un percorso omologato, ma non ufficialmente diciamo riscontrabile da un punto di vista dei tempi, perché non potevamo farlo per permettere diciamo agli atleti degli enti di promozione sportiva di partecipare. Quindi abbiamo optato nell'impostazione di dare il 9990, diciamo, per non essere preciso 10 km, quindi non sarà nelle liste diciamo della federazione, però ecco, sappiate che la gara è 10 km omologata, quindi questo per capire, e quindi per poter anche ognuno di voi raffrontare le proprie potenzialità. Confermo, perché riscontri di tanti amici amatori podisti e podiste, tutti venivano lì e dicevano no, ma è 10 e 100, 10 e 200, 10 qui, 10 là, 10 sotto, ma ovviamente a volte questi benedetti orologi magari segnano qualcosa in più, quindi fidiamoci di quello che dice l'Unione Polisportiva Policiana. C'ero io a misurarla insieme al giudice, quindi la conosco bene. È stata misurata. Ecco, qui vediamo intanto gli inseguitori, vediamo Manfredini che ovviamente ha preso subito il largo, mi sa, subito dopo il primo giro era già il comando della gara, e dietro però questo terzetto con Falomi, che oramai non è più giovanissimo, del 71, Martinelli, Cappellacci che inseguivano diciamo a distanza. Qui vediamo proprio siamo in via Petrarca e vediamo quanto distacco c'è fra il primo e gli inseguitori, insomma c'è quei quasi 100 metri di vantaggio che sono importanti, insomma, ecco, anche nel settore amatoriale non è così facile poterli poi recuperare nel proseguo della gara. Sì, ma questi sono amatori, non sono amatori... Amatori evoluti, diciamo così. Ecco,
Diciamo che anche nel settore femminile è stata una gara particolarmente a sé, anche lì, perché la vincitrice, la Moroni, è stata particolarmente efficace. Soprattutto vediamo che tempi, alla fine quasi 2 minuti di distacco alla Poesini. Diciamo, ecco, intanto vediamo Mattesini che è entrata, la seconda gara da rientro dopo la maternità. Qui invece vediamo proprio con il pettorale numero 58. Dovrebbe essere la Poesini o la Moroni. La seconda, questa è la seconda ragazza che è arrivata lì nella gara amatoriale. La Moroni aveva il 41, dovremo vederla inquadrata tra un po'. E lei che stava, qui stiamo risalendo il gruppo, e lei che si sta preparando per la, questa è la Marcella Monicchi, quindi siamo ancora un po' più indietro. Sempre molto... Terza e quarta dopo, sì, esatto. Arriveranno, terza e quarta. E questo invece è Manfredini, che è l'ultimo passaggio, se non ricordo male. Quest'altro, vabbè, avevamo anche, diciamo così, qualche aspetto coreografico. L'intrattenitore serale che ogni tanto ci sta. Ci sta. Non mancano mai. E qui gli inseguitori, come dicevate prima, ci hanno provato, sì. Però davanti aveva, in questi casi si dice, una marcia in più, vincerà con oltre quasi un minuto. E questa è proprio la Federica Moroni, da Rimini, si sta preparando per una 100 km il prossimo 11 di settembre. Infatti in Olanda. Il passo ce l'ha da 100 km, il passo molto a frequenza. Vedi a che livello è, cioè, tanto per capire, vicino a un altro ultramaratoneta come Donnini. E voi pensate, qualche giorno fa eravamo a Livigno e lei ha fatto un lunghissimo di 52 km, a 4 ore per preparare appunto la 100 km, e è capace... non più giovanissima, perché ormai sfiora i 49 anni, spero che si possa dire, e quindi veramente brava, veramente in grandissima forma, perché correre alla sua età, preparando poi la 100 km in 38 minuti su 10 km, vuol dire andare veramente, veramente forte. Ecco, un'altra domanda, Fabio. Questo inserimento, diciamo, della scalata del Castello, come altre manifestazioni, all'interno della città, ovviamente può essere un aspetto positivo, perché per molti avversi diamo, non dico fastidio, ma insomma creiamo qualche piccolo problema, però al tempo stesso dà una visibilità più ampia anche all'evento stesso. Le città non sono solo per aperitivi o per manifestazioni di chissà cosa, ovviamente sono principalmente per queste cose qua, ma sono anche per manifestazioni sportive come questa. Io credo che il turismo sportivo, quindi dal ciclismo, intanto vediamo l'arrivo di Manfredini, bravissimo, in 32 minuti e 37 secondi. Io penso che il turismo sportivo in questo momento potrebbe essere davvero un volano per far ripartire certe città. Tante manifestazioni sono in giro, in più ricordiamoci quello che abbiamo visto a Tokyo alle Olimpiadi. Sicuramente in questo momento l'atletica può avere una marcia in più. Ecco, penso anch'io, penso. E addirittura noi stiamo progettando un'ipotesi per la maratonina che ci sarà a fine settembre, quindi un'ipotesi che potrebbe ancora migliorare questo aspetto, diciamo, dell'interesse sull'atletica leggera, portando anche un evento di velocità all'interno, diciamo, del villaggio maratonina, insomma. Ecco, vieni a saltare con noi, vieni, esatto, ora non dico il salto con l'asta, ma il salto in alto di Bonino si potrebbe fare, il più veloce di Arezzo ci si mette lì, magari anche in modo scherzoso, però secondo me è anche un modo per far avvicinare le persone all'atleta. Io mi ricordo che voi dell'Unione Polisportiva Policiano siete stati tra i pochi a sperimentare il ballo addirittura in qualche manifestazione della scalata a Castello. Sì, no, quest'anno purtroppo non abbiamo potuto fare questi tipi di, diciamo, di spettacoli, che erano un po' la nostra filosofia, perché noi nelle scalate del Castello che abbiamo fatto anche di giorno di Coltondo c'erano altri spettacoli, ginnastica ritmica, c'era il ballo, c'era alcune dimostrazioni, esibizioni sbagliatori, sì. Oppure altri, insomma, quindi ecco, l'idea è sempre quella di abbinare lo sport anche allo spettacolo, perché poi lo sport è il nostro spettacolo. Bravo anche Claudio Mottolini, che è arrivato adesso, veterano, questo è un veterano vecchio, perché 59 anni, di elite, un veterano di elite che ha corso intorno a 35 qualcosa, Mottolini, appena sotto 36 se non 35 e 45, quindi è un bel anche Cristian Taras è andato forte, per poi abbiamo visto arrivare anche Mattia Treve, grandissimo atleta di un recente passato, ormai anche lui amatore come tanti di noi, e laggiù in fondo, ecco là, gli ultimi 80 metri per la Federica, pettorale 41 per l'Avis di
Avis Castel San Pietro di Bologna. Una buona squadra Avis Castel San Pietro. C'ha diversi atleti forti, sì. Eccola qua, molto brava, veramente brava, sempre spinta, non si è mai creata assolutamente problemi. Date lei, 38,07, quindi voglio dire anche un buon tempo. 3,49 al chilometro, se non ho fatto male i conti, quindi sì, bravissima, sì. E complimenti per lei. E qui vediamo proprio le arrivi. Siamo a Donnini, mazza ragazzi, per dire il valore di questa atleta, come dicevi prima te, non più giovanissima, però sai, nel mezzo fondo... diciamo fino a 50 anni e oltre si può viaggiare forte, insomma, si può viaggiare. Poi lei ha iniziato da vediamo Poesini al secondo posto. Brava. E conosco la storia di Federica in parte, e lei ha iniziato a correre nel 2014, quindi non da tantissimo. Sì, e comunque sì. L'attuale campionessa italiana sulla 6 ore e della 56 ore in strada e della 50 km. 2 anni fa ha vinto anche il titolo italiano nella 100 km del passatore. La Poesini 40,27, poi al terzo posto rientro dopo un anno e mezzo che non gareggiamo. Dalle gare, ecco che vediamo l'atleta di casa, la Francesca Volpi della Polisportiva Policiano, che con 41,05 è giunta terza assoluta, quindi direi un grande risultato anche per lei, una soddisfazione, perché poi nelle poche gare che avevamo realizzato un pochino prima non è potuta venire, quindi se ne è dispiaciuta tantissimo, insomma, ecco. E qui intanto vediamo, ecco, la zona dell'arrivo, che poi sarà la zona, ormai è diventata la zona clou, fissa. Siamo alla zona scalata a Castello. È sempre lì, però vuol dire che funziona bene, No, c'è un bel rettilineo, quindi si vede tutta l'ultima parte. Peccato del buio, quindi la zona forse, nel caso dovessimo ripetere la notturna, c'è un'esigenza di... illuminare maggiormente questa zona del chiamerete i vostri amici pompieri, più di una volta avete fatto delle cose insieme. Potrebbe essere un'idea. Il periodo non era bello perché purtroppo c'erano molti incendi per la strada, quindi era molto difficoltoso. Per fortuna c'è stata invece la Protezione Civile che ci ha supportato con alcuni. Ecco, qui un signor podio, mi verrebbe da dire, con Massimiliano Sant'Angelo, Fida Toscana che premia. E veramente complimenti a voi, perché i ragazzi erano tutti, si vede dai sorrisi, soddisfatti. E poi insomma qui si corre in 32-33, il terzo ha fatto 33 minuti e 27 ancora secondi, ancora il sudore vediamo nella pancia della Moroni, per dire. Quindi subito dopo il traguardo abbiamo effettuato anche queste prime azioni quasi immediate, quindi con un certo distanziamento, con una logica anche diciamo di premiazione abbastanza efficace. Con noi la vincitrice Federica Moroni, prima volta Arezzo, prima vittoria. Prima vittoria, faccio i complimenti per il giro, per la città che è meravigliosa. Posso ringraziare anche due persone che sono di Arezzo, due amici, Paola e Luciano, che mi hanno ospitato a casa loro, così ho avuto anche occasione di cambiarmi e di visitare la città. E anche Fabio, che è un grandissimo amico. Stai preparando qualcosa di bello, di grande a settembre? Dove, come, quando? Allora, sto preparando una 100 km in Olanda, che ci servirà un po' per fare i tempi per il mondiale del 2022. Quindi insomma è un sogno grande e speriamo che si realizzi, perché l'ultimo passatore purtroppo mi ha costretto a un fermo dovuto a una frattura. E quindi spero si ripeta il sogno del 2019. Sei una professoressa, insegni ai ragazzi, un periodo particolare, la corsa è un momento per ripartire anche oggi qua a Arezzo. Che ti senti di augurare a chi ci ascolta in questo momento? Allora, io mi sento di augurare che lo sport non venga più messo da parte, che sia un'occasione di crescita per i ragazzi e un motivo di benessere e salute per noi grandi. Speriamo veramente che non ce lo tolgano, lo auguro a tutti. Uno dei personaggi più importanti che abbiamo qui con noi a livello organizzativo, sicuramente il rappresentante della FIDAL Toscana, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Massimiliano Sant'Angelo, che cosa dire di questa bella manifestazione che è tornata, malgrado un periodo non facile, organizzare gare di questo livello? Sì, dire che qui a Arezzo è sempre bello tornare è qualcosa di riduttivo. La famiglia Sinatti ovviamente la conosciamo tutti, organizza questa manifestazione in maniera eccellente e porta sempre dei grandi nomi. Ovviamente dietro la scia di Tokyo non potevamo che non essere qua a guardare i campioni, che sicuramente ci faranno divertire e ci faranno, diciamo così,
amare un pochino di più l'atletica. Che cosa si aspetta la FIDAL da settembre, sia a livello regionale che a livello nazionale? Che cosa ci puoi dire in questo momento? Ma allora, diciamo che il percorso che è stato fatto dalla FIDAL penso che si sia visto alle ultime Olimpiadi. Sicuramente il continuo sarà quello di vedere a settembre un percorso che ci porterà verso il 2024, le prossime Olimpiadi, ma abbiamo riscoperto un'atletica che forse era tanto che non vedevamo, un attaccamento al nostro sport veramente veramente impressionante. Era dei tempi di Mennea, Sara Simeoni, che ci ha fatto anche divertire. Diciamo che abbiamo riscoperto un mondo che forse era lì, che doveva semplicemente aspettare il momento giusto per risorgere. E qui ecco, adesso vediamo il grande protagonista anche della serata, direi Stefano Baldini, che è stato un personaggio all'altezza della situazione, conosce bene molto la scalata al Castello, è amico dei podisti e anche nostro della Polisportiva Pruciano. E qui ecco, vediamo le uniche poche avvisaglie del settore giovanile. Il settore giovanile, che vediamo qui Baid Aissa della Polistica del Campino allungare decisamente questa volata lunghissima di circa 250 metri che gli atleti hanno affrontato. Poi al secondo posto vediamo Falini. Non erano tanti, ecco, il settore giovanile direi particolarmente purtroppo ridotto, ma anche un po' per le ferie, un po' anche perché effettivamente c'è il timore anche che ci sia qualche difficoltà. Quinto, intanto vediamo quelli più piccoli, anche questa qui una volata lunghissima, vedete le 7-8 ragazzine che sono date la volata. Qui vediamo una volata 3 fra Pellagrilli, Fracassi e Severi, proprio fino alla fine di questo rettilineo non sapevamo chi poteva vincere, poi l'atleta Umbra la spunta sulla Fracassi e la Severi Clara. Eccolo qua, però la soddisfazione, contenti, tutti questi ragazzini erano contenti, Moreno, quindi la soddisfazione c'è stata anche per loro. Ma sicuramente anche per loro, qualcuno, sicuramente è la prima volta, come c'ho un nipote dopo, non so se si vede, che era la prima volta che correva, però ecco, anche loro correre in mezzo a questo contesto sicuramente fa piacere. Ecco qui l'ultima partenza, quella sempre dei maschietti, quelli più piccoli, che ovviamente qui la spunta Giulio Mezzanotte davanti a Leonardo Falini e Leonardo Cari. E anche qui c'è questa volata lunghissima, vedete, proprio ce la mettono tutta in questo rettilineo, chiaramente poi con il pubblico dai lati che applaudiva, è una grande soddisfazione. E poi premiati tutti ugualmente, indipendentemente dal primo all'ultimo classificato. Eccoli qua, ogni tanto il settore giovanile noi lo inseriamo, anche se a volte non sono i numeri quelli che preferivamo ci fossero, ma d'altra parte in questa occasione è stato anche giusto che non ce ne fossero tanti. Credo che in questo momento dobbiamo prendere quello che c'è, perché già riuscire a organizzare, vi posso garantire, con Runners e Benessere siamo in contatto un po' con tutta la Toscana e anche fuori Toscana. In questo momento, ahimè, qualche gara che aveva annunciato di ripartire ha annunciato di dover annullare, stoppare, quindi voi che siete comunque riusciti a rimanere in piedi, comunque avete fatto una grande manifestazione, poi ora vedremo la parte agonistica, quella internazionale, e qui vediamo l'inizio delle presentazioni. Ecco, come ti è sembrata anche questa novità che abbiamo così copiato, novità, tra virgolette? Novità olimpica, mi verrebbe da dire. E quindi secondo me ci siamo, va bene così, e credo che tutte le volte che provate a fare qualcosa in qualche modo la azzeccate sempre, quindi è una piccola novità, però è carina, io credo faccia piacere anche agli atleti. Esatto, in sì, qualche no, maniera qualcuno, guarda, convinto. Io ero lì dietro e era un'emozione, qualcuno che è venuto a cena, anche dopo che sono venuti a cena alle mezzanotte quando siamo andati là a Polisportiva, dice, quando sono uscito da lì, insomma, ero un po' emozionato. Non è che... Perché magari non capita sicuramente, anzi non capita proprio tutti i giorni, a parte qualcuno di loro può aver fatto qualche campionato europeo, qualche Olimpiadi, ma insomma forse Meucci e Oscar Kiplimo, che poi vedremo dopo, ma il resto, una presentazione così non l'ha mai avuta. E mi permetto anche di aggiungere e fare complimenti a Michele Marescalchi, che ha gestito la parte dello speaker insieme al sottoscritto, e soprattutto Stefano Baldini per una professionalità. Io penso che Stefano, a parte ce l'aveva già dimostrato in altre sedi come Sky, eccetera,
però effettivamente qui con una competenza e con una capacità, una dialettica facile. Però, cioè, io scherzosamente ho scritto su Instagram il giorno dopo una foto insieme a lui, l'onore di aver fatto lo speaker insieme a lui, di una professionalità, ho scritto olimpica anche lui, perché effettivamente il nostro olimpionico di Atene 2004, che ovviamente è cittadino onorario per chi non sa qui di Arezzo, ha lasciato il marchio, tre vittorie se non ricordo male nella scalata, quindi conosceva ogni dettaglio, ogni curva, ogni situazione, addirittura era, a un certo punto mi ha detto: guarda, a questo giro lì c'è il chilometro 5, come lì? Sì, l'ho fatta 10 volte, lo saprò. Anche quindi, se si è un po' modificato un po' il percorso, però effettivamente conosce la situazione, conosce l'ambiente, conosce le caratteristiche, ed effettivamente dava dei tempi anche di passaggio che potevano essere quelli indicativi, che poi sono risultati, diciamo, poi reali alla fine della... Sì, io sinceramente quando ero lì ho visto talmente attento, talmente preso, che ho detto: io mi metto a sua disposizione e sto qui, perché comunque, cioè, come fai a contraddire uno di una competenza di quei generi? E poi ricordiamoci, sia una parte femminile sia una parte maschile, lui allena delle persone, e quindi era, diciamo, partecipe anche in primis, e quindi è stato anche simpatico accanto a lui col microfono abbassato, che dava dei consigli: no, le frequenze, cerca di sta bassa, no, cerca di sta alto, dai, rimani lì. Quindi ecco, vivevi la gara nella gara, cioè proprio. E poi c'è da dire che questi ragazzetti, e quello che, diciamo, c'è anche adesso in federazione, viene dal lavoro che lui ha fatto negli anni passati, essendo all'interno della federazione, ha lavorato tantissimo con il settore giovanile, e quindi i famosi risultati che sono stati under 23, under 21, under 20, in Polonia, eccetera, eccetera, cima al medagliere, l'Italia non era mai successo negli ultimi... E questo è il lavoro fatto qualche anno fa, insomma, ecco per dire, quindi... No, con tutto il rispetto della federazione di oggi, giustamente come dice te Fabio, è il lavoro, questo il frutto di qualche settimana fa, mettiamola così, riscuoti adesso il lavoro che hai fatto, esatto, prima. È come quando semini qualcosa, non è che raccogli subito, devi avere un po' di pazienza, ma poi i risultati arrivano. E qui la cosa che mi preme far vedere a chi ci segue, le tante persone dietro le transenne che sono rimaste a seguire le gare. Sicuramente, sai, non era tanto tempo che non si rivedeva una gara anche di questo genere qui. Cioè, la scalata al castello è un po' particolare, capisco che può piacere o non può piacere, può disturbare o non può disturbare, però vedere anche tanti atleti di un certo livello, di un certo prestigio presenti, diciamo, lì a Arezzo, da poterli vedere più di una volta, perché poi questo circuito, che è circa 800 rotti metri, ovviamente ti permette di assaporare, di vedere, di sentire anche la sensazione che gli atleti nel transito diciamo emanano, insomma, ecco, quindi. E qui sono partiti forti, sono partiti anche questi, le atlete, perché qui avevamo ovviamente l'unica italiana di grado era la Lonedo, la romagnola doveva essere presente, poi purtroppo per una visita medica in cui le hanno un pochino trovato qualcosa, e quindi ha detto, dice, non puoi andare a gareggiare. Però la Lonedo, Rebecca, che fra l'altro è una giovane atleta del 1996, ci può permettere di... Allenata Baldini, esatto, Stefano, ci può permettere di avere qualche, nei prossimi anni, qualche atleta in più. E oltre notizie di ieri o di ieri l'altro, che la Nonedo può darsi farà la prima mezza maratona ad Arezzo, forse ad Arezzo, settembre. Forse ad Arezzo, sì, quindi la prima esperienza della mezza Baldini maratona. Dice che la farebbe provare la mezza maratona ad Arezzo. Poi ricordiamo, lei è stata anche protagonista nel cross a Campi Bisenzio, quindi la Toscana in questo momento può portargli fortuna, mettiamola così. Sì. No, ma poi noi l'abbiamo ospitata anche il giorno precedente, quindi, cioè, sia lui che gli altri atleti giovani, e vediamo con una umiltà e con quale, diciamo, serietà questi ragazzi, addirittura quando sono presentati lì alla polisportiva, hanno visto la foto di Stefano Baldini, hanno fotografato e hanno mandato la foto a Stefano Baldini per dirgli: guarda, siamo qui, dove... quindi, cioè, questa è una specie di rispetto anche nei confronti del loro allenatore, che ha dato prestigio alla scalata. Io sono esterno a voi due, a Fabio e Moreno, che stiamo facendo questa telecronaca, per voi che ci state seguendo, vi posso garantire che
48 anni di questa edizione è la storia forse del podismo mondiale, perché io sfido a trovare un atleta che non è passato dalla scalata al castello. Se pensiamo che anche Stefano Mechio, adesso è il presidente del comitato nazionale della FIDAL, addirittura in una scalata al castello, quando ancora facevamo a Policiano, lui ce l'aveva un pochino con Panetta, con Francesco Panetta, altro campione del mondo, eccetera. Ecco, fece una gara, mi ricordo, fu interpretata come la sfuriata al formicolone per quanto riguarda me, perché a 2.42 fece i primi 2 chilometri e quindi chiaramente sciupò la gara, perché non voleva che vincesse Panetta, e però lui si fermò, si ritirò diciamo a poco più di metà gara, insomma, per dirti, capito? Cioè, quindi personaggi, ma come lui, Panetta, Bettiol, Pizzolato, Bordin, Cova, cioè sono passati tutti i più grandi atleti, diciamo azzurri, sono passati dalla scalata al castello. Anche Chegnani, campione olimpico, due volte mondiale 3000 siepi. Sono il primo a riconoscere questo. Vi posso raccontare un piccolo episodio simpatico. I giorni prima mi sono sentito con Federica Moroni, perché è la sua a Livigno, gli abbiamo dato una mano degli allenamenti, e quando mi ha detto: oh, mi sono segnato Arezzo, va bene. Allora, quanto c'è di salita? Come di salita? Gli ho detto: ma come? Non si chiama scalata al castello? Sì. Sei rimasta un po' indietro. Ho detto: prima era, guarda, adesso io pensavo tutta salita. Quindi si immaginava, perché effettivamente, vista di fuori, chi non conosce la gara, dice: scalata al castello, dice: si va a un castello. Forse la 50ª edizione, fra 2 anni, ancora chiuso. Si potrebbe tentare di ritornare a Policiano all'origine. Sarebbe 2023, se tutto va bene. Sarebbe 2023, sì. Allora, vediamo se ci saranno le condizioni o meno. È chiaro che il palcoscenico di Arezzo è completamente diverso, però ritornare alle origini non sarebbe dentro il castello, che c'è un parco favoloso, stupendo, quindi il circuito lo potremmo fare anche dentro, capito? Uscendo, però uscire e entrare nel castello è da lavorare. Non conosco il parco e il castello, ma mi fido di voi. Io ci sono passato una volta quando ancora si correva dalla quarta parte, però ero talmente preso sulla salita che castello forse non ho nemmeno visto. Su internet è Policiano, castello di Policiano te lo fa vedere anche dall'alto. Chiaro. E qui torniamo invece alla gara, diciamo, femminile, con le due protagoniste. Addirittura avevamo la Mulilusi davanti, la Citonga dietro. Mi verrebbe da dire, la prima, pettorale 8, una corsa veramente muscolare, sembra. Sì. L'altra è di un'eleganza, la numero 1, fantastica. L'altro era anche accreditata con i tempi anche migliori, quindi addirittura poi, questa qui doveva vincere quasi sotto gamba, però poi imbarcata anche di spalle, non me ne vogliono chi ci segue, e poi dice: ma insomma, vai te come lei, che sta andando a 3 chilometri, magari ci mancherebbe altro. Però 3.07 si vede proprio la differenza, sì. L'altra ha uno stile leggera, sì, fantastico, sì. Anche sembra anche un pochino più longilinea, quindi ovviamente Radio Scarpa mi dice che la numero 8, la keniana lì, dovrebbe essere ingaggiata a breve proprio da una società toscana. Si mormora in Lammari, però vediamo. Questa è la Gebergè, sì. Questa è la Rebecca, la ragazza che è allenata da corre bene, ecco, si vede l'impostazione è molto migliore. Speriamo, c'erano diverse ragazze giovani lì in gara, vediamo un attimino. Sì, alcune delle Fiamme Gialle, alcune della Corradini di Rubiera, sì, di calcio vecchia di ex squadra di Stefano. Sempre stata la sua, non è mai cambiato. Credo sia ancora tesserato, questo non lo so, non credo. Sappiamo, che Stefano, anzi te lo sai meglio di me, che Baldini ancora corre e corre a ritmi abbastanza elevati. Lo dici? Non corre in gara, insomma, corre in allenamento, perché chiaramente in gara non era, si permette anche di in questi giorni era lui ormai da 15 anni è in vacanza fra Donoratico, Riva degli Etruschi, Poggio all'Agnello, tanto spero si possa fare i nomi, e adesso ha cambiato struttura, è al Paradù, praticamente nell'ex club mediterraneo di Donoratico, ma si allena a San Vincenzo, a Cecina, in pista, che l'altra sera mi fa, dice: no, devo andare in pista, fa 200 sei la mia figliola, però visto sono lì mi alleno anche. Non tralascia, insomma, esatto, quindi non ci andrei a correre in questo momento con lui, perché sono convinto c'è il rischio di rimanerci molto male, no? Perché E qui vediamo l'allungo finale della Mulilusi, ecco qui l'atleta del Kenya, che ovviamente ha fatto un allungo finale poderoso, ha battuto la Gitonga, che era favorita. Quante sono andate, dici? A 3.07 a chilometro, 100 metri, 15.34, fra l'altro ha fatto il record della gara sulla Tola, che fra l'altro la Tola, sapevamo, partì 2 anni fa
che voleva fare ancora, le corriere del mondo, addirittura voleva scendere sotto i 15, però ecco, già cominciamo a vedere 15 e 30, sono risultati importanti. Al terzo posto vediamo la Kabergey, altra keniana, e poi la Nonedo, che fra l'altro ha fatto il record, la migliore prestazione italiana, diciamo, dei 5.000 su strada. Quindi la Nonedo sicuramente è un'altra atleta che spinge molto bene, un bel fisico, insomma, ecco. Giovanissima, esatto. Poi anche questa ragazza della Toscana Atletica, ora non, sì, non abbiamo detto niente o quasi, sì, delle ragazze toscane, ma insomma qualcosa si muove, speriamo bene, dai. Sicuramente queste sono le occasioni anche che permettono anche di mettersi in evidenza, come poi vedremo anche nel settore maschile. Alcuni atleti che erano iscritti nella gara master ci hanno chiesto se potevano gareggiare sulla gara assoluta, di quale rischi di essere doppiato, di poterti fermare. Come vediamo proprio questo atleta con il 37, Grilli, che fra l'altro è uno che ha 31,40, 31,50 nei 10.000, quindi poteva vincere, dico, la gara forse master, però ha preferito, se era possibile, gareggiare nella gara in questi circa. Sono gli atleti che mi piacciono di più, perché non hanno timore, oh, e esatto, comunque ci si misura. E alla fine ha ringraziato che gli abbiamo permesso di gareggiare su questa competizione, che dice: una prova, devo provare, devo vedere le mie potenzialità. E questo la dice lunga anche sulle caratteristiche degli atleti, perché molto spesso puoi vincere la gara normalmente, però se hai una piccola chance di non farti doppiare non sarebbe male. Qui vediamo i due ragazzi della Corradini di Rubiera, siamo rimasti con appunto con ecco proprio tre in fila, uno dietro l'altro, capelli lunghi, uno dietro l'altro, sono tutti e tre della Corradini. Uno è campione regionale di corsa campestre, c'ha 15 e 30 nei 5.000, c'ha. E questi, poi ci sono altri atleti qui, se non sbaglio, anche dei nostri manager amici, da Traversi a Dionisi, sì, 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 sì. Il gruppo di Giambrone, erano abbastanza, quasi tutti presenti, no? Alla fine, poi, che poi insomma, sì, sì. Chi orbita a Siena, cioè, chi orbita vicino, insomma. Una parte numerosa dell'atletica Casone-Noceto, che insomma, è quello italiano, sì. Ce n'erano 4-5 belli atleti, insomma. Quazzola è un'altra, qui intanto vediamo anche gli atleti. E poi l'altro dato che voi siete riusciti a fare, ovviamente anche riproporre dopo un anno, banale, però è bene ricordarlo, Daniele Meucci non stava gareggiando da oltre un anno, ha avuto un po' di sfortuna, perché ha inseguito il minimo per sulla per maratona, per l'Olimpiade, sì, sì. Ha avuto fra il lui, Covid, fra la rosa, problemi, lo stesso, insomma ha avuto diverse disavventure, quindi rientrare, scegliere anche da parte sua, Scale Castello, in questa maniera, sì sì, non è che facile. Poi aveva vinto anche, no, se non ricordo male, quindi 2008, l'ultimo italiano che ha vinto, sì, alla Scala del Castello, quindi fa onore anche a Daniele, che si è rimesso in discussione, l'atleta pisano che corre per l'esercito, che ha avuto il coraggio di scendere in campo, in campo, in strada in questo caso, e di provarci, perché poi alla fine, insomma, anche per lui il rientro non è stato così semplice, perché questi si allenano, questi vanno, cioè, qui non si scherza, insomma. No, anche perché effettivamente fino alla fine le gare, ecco che vediamo Vangi, un altro atleta che ha vinto una mezza maratona Arezzo in volata. L'ultima del 2019, poi ecco qui invece vediamo con il pettorale numero 19. Questo mi sembra il 14, era il 14, forse. Il 14, sì, 14. Poi col 13, ancora Casone di Noceto, come diceva, sì, sì, Moreno prima, e poi via via, ancora sempre il pettorale 13. Quazzola, questi ragazzi, sì, giovani, Quazzola, che comunque. E Quazzola sempre un altro, addirittura ci provano. La paura era quella che dovesse partire forte. Parecchio forte, capito, perché il corso lui che tende ad andare veloce. Però lui che di una simpatia, il pettorale numero 12, il nostro amico che è un po' l'uomo pacemaker di Giambrone nelle ragazze, si allena là, nei ragazzi, dallo stesso Stefano Rosa, altri si allena lì, Daffanielle, che ricordiamo è il più forte atleta azzurro, si è allenato anche quest'estate nel mese di giugno e in parte luglio proprio a Siena. Ed ecco Salami, il nostro, lui è simpaticissimo, sempre a ridere, a scherzare.
è andato forte, si è rimesso a correre, sì, diciamo così, male, mi sono divertito perché l'ho seguito, siamo amici ovviamente come tante persone che stiamo vedendo, l'ho seguito negli ultimi giorni, ha fatto 3 ristoranti in 3 giorni per Arezzo, sia il giorno, la sera, era sempre in giro a mangiare a destra e a sinistra. Lui che è reduce dalle Olimpiadi di Ira Baruta, il burundiano, sì, nella maratona, che ha fatto benino, diciamo, ha fatto il suo. Ecco, qui vediamo Chiappinelli che ha fatto un'altra gara, cioè noi lo ricordiamo a febbraio quando Arezzo vinse i campionati di società di corsa campestre a Parco Giotto, a Parco Giotto, esatto. E qui mi ha stupito, ecco, devo dire sinceramente, atleta che è stato fino all'ultimo in testa. Ma anche qui io scherzosamente dico sempre Radio Scarpa, si mormora e si dice che Chiappinelli deve decidere cosa devo fare da grande, perché è tagliato fuori, quindi, esatto, eh. E per tutta una serie di motivi, forse in parte anche, ecco, l'altezza. Vediamo anche Zoclani, invece un altro atleta molto molto in gamba, fra l'altro tutti i ragazzi anche, ecco, che abbiamo conosciuto anche al di fuori della corsa, quindi ragazzi anche in gamba. Qui vediamo Riva che è possente, quasi, sembra quasi più un atleta da 1500 che non da forse da 10.000, potente, però così è determinato, è molto grintoso. Si stanno allenando a Sestier, lui, Riva e Chiappinelli, che hanno trovato questa forma, diciamo così, insieme. E qui vediamo Crippa, il fratello di che era andato molto bene a Castelbuono, una gara, sì, in Sicilia, sì, di, sì, qualche settimana fa, è rimasto un pochino deluso. Qui l'ho visto un pochino in calare, calando, sulle gambe, eh? Sì, lì c'aveva una potenza, andava su, io l'ho visto per televisione quella gara in e diretta. Qui vediamo Oscar Celimo, che è ovviamente anche lui finalista dei 5.000 a Tokyo, non fortunati, però aveva avuto dei problemi, diciamo, di, proprio di salute proprio nella gara che era finale. E qui vediamo Daniele Meucci, che ovviamente, diciamo, era l'atleta che non sapevamo che cosa potesse fare, quindi atteso da un punto di vista proprio anche del risultato suo, perché poi nessuno sapeva quello che poteva rendere. E questo è lo spettacolo dello spettacolo, perché un parco atleti così, io credo che in questo momento in Italia non se lo può permettere nessuno, quindi complimenti, non lo dico perché sono qui, però vi posso garantire che in Italia Fabio e Moreno, io in questo momento credo che non ci sia una gara di questo livello. Ecco, la soddisfazione a volte anche per noi che organizziamo è quello di poter portare, diciamo che nella nostra città, atleti di un certo spicco che solitamente, come dici te, non è che si vedono sempre spesso, ne vede uno, due e poi il resto così. Qui ne abbiamo portate una decina, 15, tutti di un certo livello. E questo fa onore anche alla città di Arezzo, perché la scalata al castello poi viene nominata, viene a risonanza, diciamo, anche nazionale e forse anche internazionale. E l'altra cosa che noto, un piccolo cambio di generazione. Il Meucci della situazione è fortissimo, però oggi in questa gara abbiamo visto sia Chiappinelli che Riva in qualche maniera è appunto un piccolo cambio di generazione, perché effettivamente qualcosa si affaccia. Poi vediamo cosa farà Chiappinelli, non credo, certo, rimanga, certo, sui 3.000 siepi, cosa farà Riva, perché in questo momento sicuramente è il mezzofondista più forte forse che abbiamo in Italia, insieme a Crippa, il fratello di Crippa, certo, qui vediamo proprio il suo fratello insieme a Quazzola, qui insieme a Quazzola, anche lui è un ragazzo che sta crescendo, quindi gente che ci sta credendo, ci sta mettendo passione. E credo, insistendo ancora su quello che è successo alle Olimpiadi, Fabio e Moreno, e chi ci sta seguendo in questo momento in TV, io penso che la spinta delle 5 medaglie d'oro che abbiamo vinto nell'atletica possa essere utile anche a tanti ragazzi per crederci ancora di più. La dobbiamo sfruttare questa situazione, sfruttandola con alcune anche iniziative, con alcuni eventi che possono trasferirsi dalla pista alla strada e viceversa, insomma, in modo tale che ci sia questo connubio tra tra pista e la strada, e soprattutto far conoscere anche alla gente comune quello che c'è nell'ambiente, il movimento che può esserci dietro. Ecco perché ti dicevo, in occasione della mezza maratona sicuramente cercheremo di faremo fare qualcosa di, contorno, di sì, particolare, sì, che possa incidere sui giovani e perché no anche sui genitori, perché i genitori contano, certo, parecchio, certo, molte, certo, volte, sì, sì.
No, sono d'accordo con voi. L'altra cosa che mi piace è l'atteggiamento tattico. Qui vediamo proprio Chiappinelli, la maglia dei carabinieri, mi sembra pettorale sì, numero 7, sì, se non vedo male. Sì. Proprio l'atteggiamento davanti, cioè non, senza timore. È quasi sempre davanti. E con i migliori keniani che ci sono in questo momento, sicuramente in Italia, ma non solo. Kiplimo, abbiamo visto, insomma, era in finale all'Olimpiade a Tokyo. Suo fratello, che anche lui orbitava a Siena fino a qualche mese fa, è arrivato terzo sui 10.000 metri. Insomma, gente che è in grado di vincere gare importantissime a livello mondiale, quindi complimenti davvero anche a questi ragazzi. Poi è leggero, corre bene, corre benissimo, è leggero, e finalmente per i 3.000 sempre è un po' basso, no? È più adatto per un 10.000, diciamo anche una maratona. E poi rischia magari di fare sui 3.000 sepi, è andato fortissimo, ricordiamo nel 2018, terzo agli Olimpiadi europei, però magari fai 8.15, 8.10 sui 3.000 sepi, che è un risultato stupendo per l'Italia, magari buono per l'Europa, ma corri il rischio di non avere neanche il minimo per andare alle Olimpiadi. E atleti come quelli, giustamente, in questo momento devono trovare quel qualcosa in più che gli permetta di primeggiare in qualche specialità. Cioè, qui abbiamo visto, fra l'altro, cioè, i ritmi che poi alla fine sono determinanti, 2.49, 2.49, 2.50, 2.50, cioè una media di questo livello qui, insomma, ti fa capire qual è il livello diciamo di ritmo che gli atleti sostengono. Qui abbiamo visto intanto il fratello di Crippa, poi qui Chiappinelli insieme a Quazzola, poi Riva dietro, che sono gli atleti italiani quasi addirittura a tirare la gara, a tirare. Cioè, Riva si vede che sembra che si trattenga qualche volta, io l'ho visto fino all'ultimo giro era lui in testa lì a Sant'Agostino, poi dopo è schiantato negli ultimi 200 metri, però a Sant'Agostino. Perché ti posso garantire che il suo allenatore Stefano Baldini accanto a me diceva più o meno: va bene così, non esagerare, stai lì. E poi a un certo punto insieme ho detto: ma secondo me Stefano può rischiare di vincere. No, dice lui, un cambio non ce l'ha, ecco, e quindi la volata non c'è. Però attenzione, qui si parla, magari Oscar Kiplimo ha cambiato, ne so, gli ultimi 500 metri a 2.35, Riva ha cambiato a 2.45, a quei livelli sembra che vada piano, ma piano un corno. Io ero, guarda, e qui c'è qua su cima, c'è Sant'Agostino, era in testa. Tra l'altro questa è la parte, diciamo, un pochino più la salitella, che fa la 12 volte, poi si sente, perché si sente. Però curva, qui all'ultimo giro, era qui c'è 300 metri all'arrivo, qui c'era, era in testa la Riva, era in testa. Gli altri erano lì. Poi tenete presente che Chiappinelli e Riva si stanno alleando a Sestrier, quindi Sestrier rispetto a Livigno e a St. Moritz, non voglio fare l'esperto della cosiddetta, no, è più o meno siamo lì su 2000 metri, 1800, ma è molto muscolare, quindi sicuramente in questo momento sono più preparati per una gara di questo genere, qui dove c'è da richiamare la forza, c'è da richiamare la forza su salitella in questo modo, come dicevate voi prima, dopo 12 giri, e si sente sulle gambe, specialmente a questi ritmi. E qui vediamo proprio Chiappinelli, che è seguito da Riva addirittura. Mi piace con gli italiani davanti. Insomma, c'è uno spettacolo, ma poi ecco, senza indugiare, quindi non che diciamo fatto una sfuriata e via, sono stati costantemente lì, e questo ovviamente ha anche infiammato un po' anche il pubblico, perché se ci sono anche un po' di azzurri vicini, chiaramente dà un pochino più di stimolo. E però sempre di Sornione vediamo Celimo, che ovviamente ha una marcia in più. Sì, comunque se vediamo le immagini, Celimo era terzo a Sant'Agostino, era giù dietro, e dopo si vede che... E dopo vedremo se le immagini della corsa, qui veniamo addirittura arriva che proprio va a tirare, ma qui è sempre il tratto in leggera salita. Quel pezzettino, quindi la parte un pochino più impegnativa. Questa è Piazza San Francesco, Sant'Agostino. E qui dopo, ecco, qui scende un attimino, c'è un attimo di recupero, poi si va sul rettilineo, poi la curva, c'è anche le curve, addirittura controlla, datemi il cambio, cioè questi a 2.50 prendono anche un caffè tra poco. Cioè, che dobbiamo fare? Ma io scherzo un po', ma insomma, alla fine beati loro, perché insomma. Comunque bravi davvero a tutti gli azzurri. Ma che poi hanno... tutto un gruppetto, cioè non è che si sono dispersi, cioè che qualcuno ha tirato proprio a strappare la gara, quindi hanno fatto anche gara a gruppi. Qui intanto vediamo Guazzola e Meucci. Guarda, posso fare un applauso a Meucci? In testa, a Sant'Agostino è sempre in testa. Bravo, e quindi vuol dire a livello muscolare non aveva problemi a affrontare la salita. Magari se facevamo l'arrivo a Sant'Agostino si poteva tentare, potrebbe essere, quando fatto nel 2000 l'abbiamo fatto, nel 2000, 2001.
Io farei anche un applauso a Daniele Meucci, perché è un atleta del suo livello, campione europeo nel 2014 in maratona, vincitore della scalata e Castello. Magari sono quegli atleti che magari arrivano qua, mettersi in gioco così, sei in quinta, sesta, ottava posizione, quando magari ti ritiri. Invece lui no, è rimasto lì. Sicuramente devo ripartire da qua. Sicuramente, insomma, ecco. Era cosciente e ha cercato di fare la gara nelle possibilità che c'era per cercare. No, perché poi alla fine, diciamo, anche i tempi, poi dopo li diremo, ma insomma, ecco, sono stati tempi anche di un certo livello, perché insomma. Sì, anche me c'è sotto 28, sotto 29 è andato. Sotto 29 c'erano 7 persone. No, 9 persone sotto 29. Cioè vuol dire camminare, vuol dire, cioè questa è una gara omologata a 10 km, con queste salitelle ovviamente incidono particolarmente, quindi Sant'Agostino, testa. Quindi qui vediamo, per esempio, ecco, che Riva effettivamente forse poteva tentare, perché manca, diciamo, una delle migliori prestazioni italiane stagionali per quanto riguarda la migliore. Ha rischiato, virgolette, di battere il record italiano sui 10.000 di Faniele, e insomma è uno che ha 2:07 in maratona, esatto. Parliamone, certo. Faniele 1:01 1:00 007 a Siena, sì. Un nuovo record 90, italiano, e lui nel 97, quindi 24 anni, insomma ancora giovane, che può dire la sua. Poi c'ha un bel fisico, insomma possente, cioè abbastanza strutturato. Qui vediamo che cominciano a tirare, qui ci crede proprio fino in fondo, cioè proprio bravissimo. Qui siamo, se non sbaglio, all'ultimo o al penultimo giro. Sono rimasti in tre, sono quindi addirittura qui Scelimo sembra quasi che sceda, capito? Qui davanti invece Riva che tira la gara, poi c'è Mburugu, che è ovviamente l'atleta che ha vinto nel 2017 la maratona città d'Arezzo, e poi dietro che è Pinelli e Intara Cotimana. Ecco, quindi questi sono i 5 atleti, gli altri un pochino più staccati, ormai cioè la praticamente gara... Riva li ha messi proprio alla frusta, come si dice in questi casi. Cioè, volete vincere, venitevi a prendere, effettivamente, guarda, qui vedo proprio che è sempre lui a tirare. Dobbiamo mettere l'arrivo in cima la prossima volta. sì, probabilmente in cima a Sant'Agostino è quella che gli dava più, sai, vedi, Scelimo è dietro. Ma poi la classe... Esatto, lui sa quello che ha. Ora mi ricorda Ezequiel Kemboi, quando vinse, che giocava col gatto e col topo. Qui siamo in salita, siamo alla salita, vedi, si gira un attimino, ma qui già comincia Burugo a tirare, a aumentare il ritmo. Qui siamo nella salita di Sant'Agostino. Qui siamo all'ultimo 300 metri. Guarda come cambia Oscar, guarda che lavoro, come cambia, c'è della serie. Ciao, vi lascio lì. Ha aumentato decisamente nella curva. E vedi, Riva è rimasto lì bloccato, ha perso quelle, ci ha provato un attimino, però ha trovato, come dicevi prima te, uno che ha dei ritmi sulle gambe un pochino più sostenuti. Poi ricordiamoci che Kiplimo si allena per i 3.000 e per 5.000, la massima distanza sono 5.000 metri, quindi ovviamente su strada se fai 10.000 è l'ideale. Qui la volata 2 direi impressionante, vediamo anche che Burugo, che veramente anche lui è maratoneta, ma sono arrivati in fondo a tirarsi il collo fino alla fine, grande spettacolo direi, e grande, direi sono stati bravissimi tutti. Vedi Stefano che guarda il cronometro lì accanto, me, che guarda, perché era per qualche secondo non ha fatto il record italiano, la miglior prestazione dell'anno per un italiano sui 10.000 è sempre un grandissimo risultato, e quindi complimenti a lui, complimenti a Riva. È grande, ecco, anche Zoclami è andato molto bene, direi Quazzolo, lo stesso Meucci, ecco, sono andati tutti bene, cioè io direi un bel risultato anche da un punto di vista totale, diciamo, degli azzurri. E c'è la soddisfazione, qui si vede, sia di Riva, sia di... No, ma insomma, via, ora, sennò... Ecco, arriva anche Crippa, arriva... È forse rimasto un pochino deluso, l'ha detto, poi anche il giorno dopo... pensava, non so, non era la serata, perché a volte ci sono anche le serate, no. Ovviamente. È un anno particolare perché veniamo da tanti mesi che hanno voluto dire lockdown, che hanno voluto dire campi chiusi, e devo dire che l'Italia in questo è stata brava, soprattutto l'atletica, a mantenere l'attenzione alta. L'anno scorso siamo riusciti a fare tutti i campionati italiani di tutte le categorie, nonostante un anno molto difficile, e questo ha portato probabilmente dei buoni risultati quest'anno rispetto alle altre nazioni. È chiaro che 5 medaglie d'oro nell'atletica e
giochi sono difficili da così da nemmeno da pensare. I ragazzi sono stati proprio bravi e per me è un bellissimo privilegio e una soddisfazione averli visti crescere nelle categorie giovanili e nelle nazionali giovanili che ho accompagnato per tanti anni in giro per il mondo. Il miglior risultato degli azzurri oggi è di Pietro Riva. Grandissima gara, Pietro, qui a Arezzo. Col commento tecnico del tuo allenatore Stefano Baldini credo sia stato il massimo. Eh sì, purtroppo era imparziale, però so che avrebbe voluto tifarmi tanto. Devo ringraziarlo perché se sto crescendo è grazie a lui, grazie alla sua esperienza, grazie anche alla sua disponibilità e semplicemente bravura. Capisci ogni giorno quando lavori con lui perché ha vinto le Olimpiadi e gli spero di vincere la mia Olimpiade personale, quindi diventare il miglior atleta possibile. Della gara di stasera, di questa tua bellissima prestazione, ci hai creduto? A un certo punto ci hai creduto perché eri lì, ci provavi, sappiamo che sei forte allo sprint, però con campioni come questi che vengono dalle Olimpiadi, questi africani, è un po' di... E ancora sono così distanti o ce la possiamo fare? Beh, c'è Limo in pista abbastanza, cioè a diversi secondi meno di me sui 5.000, penso anche sui 3.000, è un atleta fortissimo, ha fatto la finale olimpica di 5.000, quindi sapevo che aveva qualcosa in più. Mi sono trovato davanti, ho visto che non sembrava bellissimo, però non avevo la forza, non più che la forza, anche l'idea di fare un'azione brusca presto, perché non sapevo di poterla portare in fondo, ecco, insomma. Poi una certa attaccato, io non avevo più gambe, forza nei quadricipiti, purtroppo è andata così, però sono soddisfatto della mia prestazione. Ecco, io mi taravo, sono sincero, più sugli altri italiani, quindi sapevo che Celimo era fuori portata, insomma. Ed ecco adesso le premiazioni, quindi il podio fatto subito dopo il traguardo. Ovviamente non abbiamo potuto fare il palco per i dovuti motivi, però tutto sommato non è venuto male neanche questa impostazione della premiazione con distanziamento dei tre diciamo podi delle concorrenti. Quindi abbiamo le prime tre classificate, ovviamente la Lucy, la Citonga e la Cabergei al quarto posto, la Lunedo prima delle azzurre e poi la Mukandanga al quinto posto. E vediamo i tempi di tutto rispetto. Per quanto riguarda invece il settore maschile, qui abbiamo Celimo, Mburugo, Riva, Chiappinelli e Ntaraku Twimana. Questi sono i cinque classificati maschili e femminili. Ma direi che meglio conclusione non ci poteva essere. Nei primi cinque abbiamo due azzurri, Riva e Chiappinelli. Credo che sia la miglior cartolina con cui lasciamo i nostri telespettatori, chi ci ha seguito per questa bella manifestazione Scalata al Castello, 48esima edizione. E l'appuntamento ovviamente andrà al 26 di settembre con il campionato italiano master di mezza maratona, Maratonia Città d'Arezzo, 22esima edizione. Anche questa lo scorso anno non si è potuta realizzare, ci auguriamo che quest'anno ci siano tutte le condizioni per poterlo fare. Sarà un altro grande spettacolo, ovviamente aspettiamo anche te, Fabio, come al solito presente con la tua voce e soprattutto con la tua competenza per poter commentare quest'altro evento. Grazie a voi e buona serata a tutti.